Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e bentornati nella Eglock più pazza di YouTube, sempre accompagnati dalla meravigliosa Michelle per questo nuovo episodio di serie. Oggi allenatori finalmente andremo a conquistare la nostra ultima medaglia, o meglio, diciamo che Pokémon HeartGold e SoulSilver, o meglio proprio la seconda generazione, ci trolla, perché questa sarà la seconda volta che non ci rifilano la medaglia. Come è successo con Chiara, che non ci ha data, anche in questo caso Sandra ci metterà alla prova, magari in un prossimo episodio. Voi ovviamente lasciate un bel pollice in su, un commentino qui sotto e iscrivetevi al canale, perché ragazzi dobbiamo raggiungere questi 400.000 iscritti, su, dai, ce la possiamo fare. Allora, andiamo a mostrare le fanart, che poi vi devo dire giusto due cose. Allora, la prima da parte di Sylveon Nymphia. Ma che bella! Ah, ho vinto io allora. Team Michelle questa volta. Non male. Poi abbiamo Umbrem 03 disegna. Cosa disegna? Kyogre e Celebi. Che carini. Troppo carini. E poi ragazzi, Pokémon Forever 1996, sono diventato Michael Spampinato io. Ok Michelle, alla prossima palestra. Io sono pronta, Fede. Ma che ship assurda è? Cioè, siamo pompati muscolari. Sì, eh? Molto bene. Grandi ragazzi, adoro quando spaziate in questo modo. Allora, mentre andiamo alla palestra, Federico, vi devo dire giusto due cose. La prima è che stiamo giocando con la velocità aumentata per uno, quindi giusto per essere leggermente più veloci. La seconda cosa che vi devo dire è che il Castro Summer Comics, ragazzi, è stato un successone. Noi siamo tornati, ci siamo un attimo... Beh, tu meglio, sei io tornata. Sono tornato, lei non è venuta, però voglio dire... Ah, mi sono rilassato, ho registrato i video, ma è stato un successone. Tutte le magliette di Federic Store, quindi il Federic Merchandising, sono andate sold out. Quindi, wow, tutti hanno preso una maglietta, nessuno è rimasto scontento e sono contentissimo. Per quanto riguarda le prossime fiere, ragazzi, a breve vi annuncerò gli orari e tutto del Modena, perché sarò al Modena Nerd con una certa persona, ecco. Ma vi dirò gli orari nei prossimi video, come sapete vi faccio sempre la intro che dura 3-4 secondi. No, 30-40 secondi, 50-60. A volte mi dite anche che esagero, però ragazzi le comunicazioni sono importanti appunto per questo tipo di eventi. Quindi ci vediamo a Modena, là incontrerò i ragazzi appunto di la città e porterò anche lì le magliette. Insomma, sarà un evento dove potremmo stare insieme, parlare un pochino, perché ci sarà comunque una fila da seguire. Poi ci sarà anche sul palco una cosa molto simpatica, come ho pensato appunto quella persona che verrà con me, che non vi spoilerò per ora, lo vedrete nei prossimi giorni. Anche perché adesso inizia settembre, voglio dire, no Michelle? Purtroppo. E a settembre cosa c'è? La scuola. Esattamente. E dato ragazzi che inizia settembre, per un'intera estate ho fatto solo gameplay, vorrei riportare qualche serie, diciamo, sì, un po' rivisitata, ma anche qualcosa di nuovo. Perché ragazzi voglio dare una bella botta prima di Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu al canale. Quindi a breve vedrete veramente dei nuovi contenuti, ecco. E soprattutto inizieranno le live sponsorizzate da Razer, eccetera, come avevo anticipato. Potremmo fare sia Pokémon Quest in live, quindi fare lo Shinedex, ma sia fare un gameplay classico, senza tipo Egglock, Randomizer, cose varie. Possiamo, sì, possiamo iniziare tante belle cose in live, ragazzi. Quindi poi sta a voi decidere qua sotto nei commenti. Magari datemi qualche idea. Allora, Dunsparce, Acido. Dice, Acido. Sono qui I'm perché non l'avevo visto. Acido. Siamo anche un po' arrugginiti perché ragazzi, voglio dire, era da un po' che non registravamo come il tour del sozzino, perché io sono stato via ovviamente una settimana e quindi dobbiamo un attimo ricalibrarci, no? Riprendere la mano. Assolutamente. Come si dice, no? Continua a fare, sono qui, tu hai già battuto il primo? No, ti prego non ti addormentare. C'è da dire che abbiamo anche i Pokémon non livellati per questa palestra, eh? Ho notato anch'io questa cosa. Quindi, cioè, voglio dire, ce la stiamo anche rischiando un pochino, però, voglio dire, no? La smetti di fare sbadiglio. Giudizio. È bello essere sempre, diciamo, vuol dire underlivellati? Sottolivellati. Perché essere troppo livellati aumenta la difficoltà. Diciamo che cioè, la diminuisce la difficoltà, okay. Appunto. Ok, in questo caso l'aumenta. Ok. Go. Next. Oh, Darkrai.
Non Mario, non Mario Dark Rally. Not bad. Sai perché? Allora, io ho lanciato il tormentone e prendi un Dragonite. Ok. Adesso il nuovo tormentone sarà quello che dirò per tutto l'anno. Lenz usa 3 Dragonite perché funzionano. Cazzo. Perché prima prenditene solo uno, mo sa diventare 3. Io dovrò fare la maglietta con 3 Dragonite, no? Perché funzionano. Cazzo. Molto bene, devo dire. È stato troppo bello. Ci siamo divertiti tantissimo al Castro Comics, ragazzi, veramente. Madonna. Come sei messo tu con questo Darkrai? Ti vedo un po' in difficoltà. Aia. Eh sì, perché comunque volevo far allenare un po' il mio Dark, no? Mm-hmm. Qua. Anch'io, siamo allo stesso livello. Però vabbè, a sto punto mando Celebi che è super livellato, lui sale di livello così, ragazzi, non ci può fare nulla. È vero, ma perché il tuo Celebi sale proprio come un non niente? Proprio non so. Non lo so. Guarda, un bel Lickitu. Bellissimo. Penso che sia il Pokémon che odio di più in assoluto. Perché? È imputante. Lecca. Perché? C'era una puntata della prima generazione Pokémon che faceva morire con Lickitung. Cioè? Non me lo ricordo. Vabbè, mo, prima te la spiego. Oddio. Dratini e Dragonair? Ancora, draghi non sviluppati. Oh madonna, guarda. Con un attacco solo. Mamma mia. Io sostituirei. Ehi, chi metto? Metti il più forte che hai. Kyogre. Che t'ha fatto? Falce cannone, beh. Elettro. Beh, grazie al cavolo che t'ha fatto. Grazie al cavolo. Ma falce cannone fallisce sempre, quindi secondo me non attacca. Sì, vabbè. Secondo me sì. Protezione, attenzione. Ti annegherò. Gyarados non è un tipo drago. Charizard non è un tipo drago. Perché ancora non c'ha un'evoluzione, voglio dire. Povero Charizard. Sembra un drago. Salamence, ma non lo è. Leva sta merda. Ma aspetti di copiare i video degli altri? Non è un video copiato, cioè è un video che ha fatto un americano tipo 7 anni fa che poi è stato doppiato, voglio dire, no? Ok. Però in realtà il video originale è di un americano, ma è vecchissimo, cioè è come dire lo Svarione degli Anelli di tipo 8 anni fa, voglio dire, sono capito? Esiste ancora. Beh, è vecchi, sono cose vecchie che tu li tiri fuori e diventano tormentoni di ora, perché non muoiono mai effettivamente, come prenditi un Dragonite. Fango. Me la rischio io, Extra senso. Questa palestra sarà più difficile del previsto, perché voglio dire, c'hanno tutti i Pokémon belli, belli tozzi, vedo. Ok. Infatti io dovrei andarmi a curare, quasi quasi lo faccio, sai? Dici? Fluffy! Ah. No, ne avevo schivato uno. Non si schivano gli allenatori. Perché no? Io voglio risparmiare tempo. Tempo è prezioso. Perché devi saltarli? Ti serve allenamento, qua è giunto il livello 37. Però non mi stanno molto simpatici. Fluffy usa crescita perché vuole diventare Ampharos. Vai. What? Extra senso. Ok. Tra l'altro Sandra mandava un Kindra veramente infame nei giorni originali, se ti ricordi. Sì, ricordo. Purtroppo ricordo molto bene. Era difficile da buttare giù, Prenditi un Kindra. Guarda, volevo schivarlo, ma neanche a farla apposta mi ha visto. Sì? Oh, io Michelle comunque non ho pozioni per pozioni. Quindi mi torno a casuccia, Si chiama professionalità. Ok. Che hai fatto? Ah! Di alga? Terremoto. Io odio i leggendari, lo sai, cioè. O sono miei. Chi leva terremoto? Guarda un po'. Spero tanto. Metà vita. Sei fortunata. Lo so io. Io comunque mi curo per onde evitare morti improvvise. Sì, ma tanto io adesso vado a curarmi al centro Pokémon. Dovremmo un po' allenarci anche noi, c'è da dire la verità, Ma è più divertente andare così proprio. Sì, perché dici ci sono morti pochi Pokémon. Uno solo, cioè, un leggendario c'è morto, tra l'altro. Sempre mio, aggiungerei. C'è crepato, malissimo. Mi è crepato. Dopo 5 minuti di vita. Ma che poi io pensavo che perdevamo più Pokémon, no? Quindi per ora siamo messi abbastanza bene. Sono migliorata? Abbastanza. Grazie. O meglio, ancora non hai incontrato nessuno che ti può mettere veramente a difficoltà. Non ho ancora incontrato un Arceus. Esatto. Abbiamo perso all'inizio nell'altra serie. Tu hai perso all'inizio. Io ci avevo perso in quella serie volendo, Io non ho mai perso un Pokémon. Oh, ma in nero e bianco era infame quell'Arceus all'inizio. Ma ti ricordi? Vado a curarmi. Tra l'altro, se vi interessa, Banopoli è una delle mie città preferite di questo Perché? Gioco. Perché? Perché è dove nascono i draghi.
dove nasce il Dragonite. Pensavo che stai facendo una battuta squallida. Tipo? Non lo so. Allora ragazzi, andiamo qua. Ma io sono proprio handicappato. Guarda, dovevo usare questo. Io infatti ho usato quello. Io sono tornato indietro. Io sono tornato indietro invece con la pedana. Perché? Non lo so. Quando Federica è rincoglionito. Molto bene, dai, su. Ce la faremo. Ebanopoli, non ti temo. Ho fatto anche la rima. Ebanopoli. No? Questo si può schivare? Sì, ma io e tu metto sfidalo lo stesso. E sfidalo lo stesso. E io lo salto invece. Perché tu corri troppo. Non è vero. Win out contro Time. Emperor of Time. The Time is the Time. Di è tempo di mandare tempo in campo. It's time to time. It's time to time. Certo, mossa psico con tutti i psico. È grande, grande come strategia. Però meglio di Octazuga sicuramente. Quanto leva Octazuga? Poco penso. Lo stesso li leva. Sta ciondolando, attenzione, attacco fallisce. Piede punte, ancora cerca di mettermi il veleno. Ma io non sostituirò mai il mio Pokémon. Quindi ancora Octazuga e va giù in out. Ho di sfidare quello? No, già fatto. Già fatto, un tipo non c'aveva? U2. 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 Che Pokémon è U2? Dai, U2. U2 è il supermercato, Michelle. Pa, pa, pa. La probabilità che lo possa perdere? Meno dell'1%. Stai tranquillo. Quanti Pokémon ha? Uno, anche lui. Nel campo Galpin, o Gulpin per gli amici. Tu c'hai? Weavile. Allora, ancora extra senso perché lui comunque è di tipo veleno ed è uno dei miei Pokémon preferiti di terza generazione, tra l'altro. Oh, non si direbbe mai perché tutti lo odiano, io lo amo invece. Swalot, ti piace Swalot? Swalot è bellissimo. Cioè, Explode Swalot, mi piace proprio la bocca aperta. Che se ti ricordi anche Swalot. Ragazzi, sentite bene questa frase, mi piacciono i Pokémon con la bocca aperta. Ma che cazzo vuoi, scusa? Ok, hai detto tutto. Ma che problema hai? Hai capito quello che hai appena detto? Sì. Non c'è niente di male. Bene, amore. Non c'è niente di Mario. Mario, Luigi. Ma come ci si arriva là? Non lo so. Ah, forse bisogna. Bisogna fare così? Così. Così. No, così, così. Non mi scelgo di mettere la scema qua, già lo so. Però io ci sono arrivato. Eccomi, Sandra! Ora sganciami la medaglia. Allora, sono Sandra. Sono il più grande allenatore. Allenatrice forse era meglio, perché non voglio dire, no? Di Pokémon di tipo drago. Posso tenere testa persino al Super 4 della Lega Pokémon. Ma che cavolo stai a dire che Lance è il più grande? Lance usa tre Dragonite perché funzionano. Cazzo. Questo sarà il nuovo tormentone, Michelle. Perché Lance usa tre Dragonite. No, allora. Vai. C'era, prima c'era prenditi un Dragonite. Poi ora c'è. Vai. Lance usa tre Dragonite perché funzionano. Cazzo. Cazzo. E prima e dopo ci sarà. Lenzi si fa succhiare il p tre volte al giorno. Uno per ogni Dragonite. Questo episodio è di una trashaggine che va bene. E succhiare tre volte al giorno, uno per ogni Dragonite. Quindi tre volte al giorno, una tipa per ogni tre volte. Vabbè. Per ora lasciamo quello in mezzo di tormentone, ok? Forse è meglio non continuarlo. Lenz usa tre Dragonite perché funzionano, cazzo. E poi vedremo nel prossimo cosa riuscirà. Ragazzi, nel prossimo anno ne tireremo uno fuori. Esatto. Voglio una maglietta così, ragazzi. E questo è il nuovo tormentone, Michelle. Basta, ormai è deciso. Ma per forza, cioè, voglio anche dire. Extra senso. Io sto affrontando comunque. Tu sei già il secondo. Ma tu corri comunque. Secondo me tu un pochino corri. Ma come faccio? Shapet! Shapet. È un po' sciupato questo Shapet. Oh, madonna, l'ho detto davvero. Oh my god, l'ha detto seriamente. L'ha detto davvero. E tu è troppo facile battere questi Pokémon, sono ridicoli. Basta, io, cioè, ti giuro, perché devo andare Era meglio dire ludicoli. Lo dico. Era meglio non dire niente. Oddio, Rapidash. Oddio. Molto rapido. Smetti, giuro. La devi smettere. Ma lo sai che io potrei farlo per ogni Pokémon, no? Attendo questa cosa. Adesso con il mio Blastoise lo blasto per bene. Ciao, bel terremoto.
Te chi è che ti manda? Ti fa vedere chi ti manda? Oddio, mi ha quasi fatto malissimo, mi ha fatto. Geodude. Ok. Dai. Che cosa? Voglio la battuta su Geodude. Non posso farla su Geodude. Perché? Perché mi sto concentrando su Rapidash che è rapidissimo. Non vale, dammi una battuta su Geodude. C'era la canzone su Geodude. Che canzone era? Non lo so, raccontamela. Dai, dimmela! Geodude, Geodude. Ti ricordi quella canzone? No. No. Ma come no? Ragazzi, io non so chi mandare. Oh. E basta però, eh. Guarda. Si fa fuori. Guarda. È secondo oggi. Due di alga. Siamo invasi da di alga. Cioè, ci sono di alga ovunque. Michel, ma questo mi fa fuori. È troppo forte. Cavolo, mi ha buttato giù Blastoise in un attimo. Che mossa è? No! Ma io vorrei capire perché lui gli va sempre di culo che non gli muore mai nessuno. Come fa a non morirmi mai nessuno? Allora, controlliamo la difesa. 74, 77. Gold, quanto ha? 100! Oddio, difesa speciale però 49. Il mio Kyogre, sai come lo posso chiamare? Lo stermina leggendari. Ragazzi, ma il mio Gold c'ha 49 di difesa speciale! Oddio, no, aspetta, quanto c'ha lui? 77. Ok, one... ragazzi, forse One può fare qualcosa perché è anche di tipo psico. Dai, okay. One! La caccia è Maul. Foglie lama, ok, dai, ragazzi, è di tipo psico. No, è vero, è super efficace comunque. Ma scusa, aspetta. Ma io voglio dire. Gli ha levato di meno comunque. Comunque è sempre di tipo acqua, quindi ci fa poco. Voglio dire, però. Surf lo ucciderà. Bene, ma invece va di splash, c'è andato. Mi dai fortuna stavolta. E io comunque ho finito. Anche io ho finito. Col secondo. Terzo. Ce n'è 4. No, ce n'è 3. Ne ha 4. Ne ha 4. Non ne ha 3. Ne ha 4. Oh god. Vabbè, dai, non è un problema. Oh, quanto è bella Sandra. No. No, Sandra è bellissima. Come proprio l'hanno fatta. È bellissima. Cioè, proprio come allenatrice, intendo, Va bene. Dietro la palestra c'è un ragazzi, allora, io voglio Michelle con i capelli blu. Non mi fai un cavolo. Voglio un qua che sai con i capelli blu. Voglio i capelli sai blu. Sai perché non ti tiro un pugno? Sì. Perché svanirebbe nel mezzo. Sì. Non mi fai un. Però puoi provare. Io se vuoi ti faccio un one for all. Stringo le chiappe, urlo dentro. E mangio un capello. Dai, oh, Michelle, ti prego. Ragazzi, Michelle con i capelli blu. No. Allora, ragazzi. No, allora, o capelli, o ti voglio mora o con i capelli blu, scegli. Facciamo mora con i capelli blu, con le punte blu. Dai. Ragazzi, quanti di voi vogliono Michelle uguale a Sandra? Ma vuoi un calcio? No. Non li faccio i capelli così, basta. Voglio un salto, non voglio un calcio. Capito? Un calcio salto è una mossa di Pokémon. Io ti giuro. Me ne vorrei andare. Ma quanto è fatta bene questa palestra, hai visto, l'ho dato? Comunque la bastarda non ci ha dato... La medaglia, lo so, c'è da andare dietro a prendere. Che poi Sandra bastarda fa anche rima, voglio dire, no? Non ce l'ha data. Perché è stata... fa così? Perché ha detto che non siamo degni. Non siamo degni? No. Dobbiamo andare da Lens? Già. E perché dobbiamo andare da Lens? Perché lui è degno. No, perché lui usa 3 Dragonite, perché funzionano? Sempre. No. Cazzo. Senti, io faccio una cattura qua, va, che è meglio. Dragonite è immune a qualsiasi cazzo di mossa. Basta. Ghiaccio? Vaffanculo. Lui usa mosse di tipo fuoco. No? Quindi prendi il... Vuoi battere un Dragonite? Allora sarà meglio che usi un altro Dragonite. Che è il Dragonite in questa... No, veramente. Comunque dobbiamo fare la cattura qua. Lo so. Quindi facciamola e poi terminiamo l'episodio. A me io trovo a livello bruttissimo. Mamma mia. Il Dragonite è così estremamente puccioso. Dragonite è il Pokémon perfetto, Michelle. Perfetto. Io non so se commentare, però. Ormai abbiamo capito che Federico è a me. No, era così. Dragonite. No, Lance usa 3 Dragonite perché funzionano. Cazzo, e poi fa. E perché alle gnocche piacciono i Dragonite. Lo posso chiedere 3 volte al giorno, una per ogni Dragonite. O era 3 volte all'ora, non mi ricordo. Ho
addirittura. Era quasi una... Mamma mia, ragazzi, scusate, ma siamo fatti così, cioè... Siamo? Siamo, davvero, siamo? Siamo fatti così. Non è corpo umano. C'è ragione. Ragazzi, siamo fatti così. Questo non è un canale serio di Pokémon. No. Ma questo è per divertirci, cioè... Ma neanche, penso che sia la... Vabbè, non commento. Dici? No, ma sono divertenti, però, cioè... Voglio dire, no? Allora, ci sono anche il Pokémon News che era serio. Mo ricomincerà, sì. Ragazzi. Ed è quella, è una serie seria. Però bisogna una anche... Una serie seria. Bisogna un po' equilibrare le due cose, no? Tra serio e giocoso. Sì. Queste sono serie che comunque bisogna scherzare. Oh, ma sto slacking qua non vuole entrare molto. Michelle, ma se non lo indeboliamo pure noi, ma che stiamo facendo? Ma io lo ammazzo. Io l'ho ammazzato, mi sa, Va bene. Mi sa che la cattura la facciamo nel prossimo episodio, lo sai. E nel prossimo dobbiamo fare la cattura qua. E là. E nella grotta. Cosa dice il vecio? Sì, va bene che Sandra anche suo nonno è maestro di entrare, accomodati pure. Sai che sembra quello di Futurama? Stavo morendo, stavo. Quanto è bella la canzone qua dentro, sentila. Oh, Tana di Drago Knight. Ma non. Ok, numero... fermati. Ragazzi, dobbiamo fare la cattura qua. La cattura dei Banopoli, la cattura nel percorso sotto e la grotta nel percorso sotto. Prossimo episodio, sotto. 4 catture. Anche perché poi c'è la Lega. Cioè, dobbiamo per forza metterci un nuovo Pokémon in squadra. No, dobbiamo per forza allenarci. Quanti Pokémon hai? Io ho 5. Tranne Salamence, che è il Pokémon schiavo. Anch'io ce ne ho 5. Ragazzi, sì, ma 5 di cui vanno allenati almeno minimo al 50 tutti. Ma che 50? Come facciamo a battere la Lega? Lance, allora, il massimo del livello è 55, è il campione. Appunto. Secondo me, ragazzi, 49-50. Le raggiungiamo al 50, il 50 non va bene. Sì, ma non adesso che dobbiamo ancora fare tutta la via vittoria, tutte le cose. Prima di arrivare alla Lega, ho detto. Ah, ok, ha detto. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. E niente, lasciate un like, un commento. E se siete arrivati fino a questo momento del video, commentate con Lance, usate il Dragonite perché funzionano. Cazzo. No, cazzo, non lo scrivete perché è nelle parole bannate del canale. E non mi prende il commento, poi lo nascondo automaticamente. Ciao.